Allora, intanto io mi presento per chi non mi conosce. Io sono Cristina Piedetta e sono qui per fare un incontro sulla Akasha Alchimia dal Cuore. Però io sono Cristina e sono qui perché sto imparando a creare nell'indipendenza. Però io sono qui su questa linea temporale, dimensionale, perché sto sperimentando ad attrarre, emanare l'essenza originaria che è l'amore, l'unità. Queste tre presentazioni è perché noi siamo multilivello, quindi a volte parlerò come Cristina Pedetta, a volte come Cristina. E a volte come io sono, ed è una cosa che facciamo tutti. Che cos'è? Intanto iniziamo la Akasha. Qualcuno di voi sa che cosa si tratta? Ha bisogno di. Volete farmi delle domande? Che cosa sono? Io sapevo che Akasha significava etere. Sì, allora, l'Akasha non è etere. È stata una traduzione dal sanscrito, in realtà, perché l'etere è qualcosa di più dell'etere. Quindi è un non luogo. Viene chiamato nell'antica alchimia la quintessenza, ossia il quinto elemento. Abbiamo i quattro elementi che sono terra, fuoco, aria e acqua, e poi viene detto anche il quinto elemento Akash, Akasha per gli indiani, per i Veda, eccetera. Però può essere inteso anche come tutti gli elementi. Sì, qui stiamo in un livello unitario, dove l'Akasha è intesa anche che sei tu, perché tu sei memoria, tu sei un registratore anima, tu sei un. Immaginate come se fosse un hard disk che raggruppa, conserva tante memorie, tante informazioni che per ogni anima possono essere state consapevolizzate oppure no. Quindi rimangono esperienze maturate oppure da maturare, ma che hanno compiuto. Quindi, essendo come un grandissimo, immagina un registratore, l'hard disk, no? Di memoria, contiene ogni pensiero, ogni azione, ogni intenzione, ogni direzione, ogni fatto, ogni emozione. Ma è anche qualcosa di più, perché se noi diciamo solo che è un hard disk che contiene tutte le informazioni dalla notte dei tempi, dall'inizio dell'arrivo della prima anima, del primo albero, del primo essere vivente, è riduttivo, perché chiaramente non è solo un magazzino dove si conserva, come può essere l'hard disk, ma bensì è anche un luogo o non luogo, perché qui siamo in un tema dove la fisica che tu conosci è completamente errata, o meglio, non gira sotto i codici di quella conoscenza scientifica. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che Akasha è un piano dove c'è una frequenza, una vibrazione, una dimensione o una multidimensione, o dove ci sono tante dimensioni, dove vengono conservate tutte le esperienze, le esistenze di realtà, di dimensioni e di coscienza. In una parola, per poter raggruppare in un'unica parola è coscienza, è pura coscienza, è la fonte, la luce, da dove, quando noi intendiamo per luce, è l'origine da dove nascono e si creano da sé tutte le cose. C'è un bellissimo libro che se qui in libreria io vi invito a acquistarlo o a prenotarlo, che si chiama Il campo akashico, dove la scienza e lo spirito, leggendo questo libro, tu comprendi che è la stessa identica cosa, perché per gli antichi Veda, per
gli antichi, i nostri antenati, che noi oggi traduciamo e leggiamo come esseri che si occupavano di spiritualità, in realtà erano degli scienziati, perché lo spirito e la scienza sono la stessa cosa. Bene, questo libro, che si chiama Il campo akashico, che è un po' complesso perché viene scritto da questo filosofo, e che mi sembra che abbia vinto anche Irvin Laszlo, ed è ungherese Laszlo, un premio Nobel, fa proprio una teoria su quello che è il campo akashico. Ed è molto interessante perché, per quanto riguarda la mia ricerca e la ricerca che tutti voi poi, se siete qui, state facendo e poi sperimenterete, è quella di concepire e di teorizzare, perché chiaramente siamo nella fisica teorica, che il campo akashico è lo stesso universo, denso, pieno, completo di che cosa? In tratto formazioni, ossia si stanno formando delle informazioni, quindi è l'universo stesso che crea altri universi. Pensate quanto questa visione può allargare lo spettro di che cos'è l'akasha, che non è solo la divinazione, come in molti casi viene definito. Purtroppo noi viviamo nella linearità e quindi abbiamo bisogno a volte di definire, codificare. Akasha non si può codificare, si può vivere, passare, esperienziare attraverso vari modi, come oggi anche voi avete fatto, perché nel momento in cui io entro nel piccolo spazio sacro del cuore, in una anche stato in cui io riesco a raggiungere di grazia, io automaticamente mi metto in contatto con la mia akasha, con la mia memoria d'anima. Perché noi siamo entità incarnate che vivono continuamente l'eterno. Ecco che noi all'interno, e qui arrivo all'alchimia del cuore, che poi io non ho inventato assolutamente niente, non è una dicitura, non è una nuova forma di meditazione, non è una nuova tecnica, non è niente di nuovo, perché di nuovo non c'è molto. Cioè, soltanto che stiamo ricordando, stiamo rimettendo insieme alcuni pezzi, ognuno con le sue forme, ma l'alchimia non è altro che cosa? Se non la trasformazione, no? Certamente non è un'alchimia da laboratorio, con le ampolle, con i vari strumenti, è un'alchimia del giorno dopo giorno, del lavorare su di noi per trasformare che cosa? Quelle che sono le nostre difficoltà. E attraverso la connessione con, attraverso una meditazione, una centratura, lo stare nello spazio, nel qui e ora, nell'ascolto, io riesco ad entrare in contatto profondamente con la mia interiorità, con quello che sta producendo la mia realtà interna, per modificarla e di conseguenza modificare la realtà che mi circonda. Questa è l'alchimia, no? Si diceva negli antichi alchimisti: piombo personalità, anima argento e spirito oro, quindi la famosa trasformazione dei metalli. Ecco, noi siamo qui chiamati entità incarnate per trasformare il famoso piombo in oro, e questo l'avete sentito sicuramente tantissime volte. E cosa vuol dire trasformare il piombo in oro, se non trasformare noi stessi, da pietre grezze a pietre filosofali? Questo è quello che ci viene chiesto attraverso la vita, perché oggi la vita è la vera, l'unica, grande, magnifica via iniziatica. E tu, anima, sei scesa perché lo sai, perché sai che attraversando la materia, attraversando questa linea temporale, tutti noi qui siamo scesi per imparare ad attrarre ed emanare amore e andare nell'unità, e poi ognuno nelle sue evoluzioni sta imparando anche altro.
E quindi siamo tutti in questo modo, come abbiamo fatto nella meditazione, dandoci le mani, legati da cosa? Siamo tutti fratelli in un unico viaggio, che è quello di imparare che cos'è questo amore incondizionato, che cos'è questo senso di unità, che cosa vuol dire vivere l'unità. Ma per far questo io prima mi devo fermare e mettermi in ascolto di me. E l'ascolto arriva soltanto attraverso l'esperienza e la ricerca, perché la ricerca reale è sperimentare continuamente, mettersi nella posizione di osservatore e stare ad ascoltare nella presenza cosa mi sta accadendo, qui e ora, perché essendo noi entità, esseri eterni, l'eterno per noi è il presente. È un continuum presente. Ecco perché alchimia. Alchimia per il semplice fatto che dalle antiche dottrine iniziatiche dei nostri padri, gli antichi egizi, sumeri, ma anche 10.000 anni non conosciamo chi sono i nostri padri, non ci vengono riportati, ma tutte le più grandi tradizioni di questo pianeta lavoravano sulla trasformazione e sulla via del cuore, perché il cuore non è una visione sentimentale, non è essere più buoni, essere più dolci, ma stare ad ascoltare un organo che ha un potere immenso, quello di aprirci la possibilità ad il campo delle potenzialità pure. Il campo della potenzialità pura è il campo dove, se tu ti metti in ascolto nella presenza, e da quello spazio tu puoi creare ciò che la tua anima chiede. Il campo delle potenzialità pure è il campo elettromagnetico, dove io attraggo ciò di cui in quel momento ho bisogno. È chiaro che qui c'è da aprire tutto un capitolo sul fatto di quanto io sia nel mondo dell'illusione, nel mondo della sofferenza, della personalità, eccetera, eccetera. Ma qui, insomma, sono discorsi abbastanza lunghi, io volevo solo concentrarmi sul concetto di lavorare direttamente nel cuore. Una cosa molto pratica che a me piace e che dico sempre, anche durante, soprattutto durante i corsi, che è questa: quando voi dovete fare delle scelte, è un esercizio che potete fare tranquillamente, è una cosa molto pratica. Quando dovete fare delle scelte, dovete incontrare qualcuno, c'è cioè un appuntamento importante, fatelo proprio nel quotidiano, perché noi dobbiamo sperimentare la vita, che è la via iniziatica. Quindi vuol dire che io devo sperimentare la vita nella praticità. Quindi quando incontro il compagno, quando incontro un datore di lavoro, devo dire qualcosa che non mi sta bene. Posizionatevi sempre con la vostra attenzione, come abbiamo fatto oggi nella meditazione, nel piccolo spazio sacro del cuore. Prendete energia da lì, nutritevi da lì e da quel punto iniziate a parlare. Da quel punto iniziate ad ascoltare. Vedete come il vostro stato di coscienza, perché quando io mi connetto al campo della pura potenzialità, al campo del piccolo spazio sacro, io cambio la mia coscienza, cambio la dimensione nella quale ascolto e nella quale io parlo. Facendo questo esperimento potete vedere anche veramente, no? Dare un esame, fare un colloquio di lavoro, parlare con un figlio, parlare con un marito, dire una cosa che non dico da 30 anni. Provate a farlo da lì e vedete come mutate proprio anche la forma della vostra voce, il colore delle vostre corde vocali cambia. E cambia anche l'atteggiamento di voi verso voi stessi. Siete meno duri, meno rigidi, esperienziate proprio la sensazione fisica della leggerezza, della morbidità, perché questo è uno dei tanti doni e capacità che questo organo, che è il nostro primo grande cervello, ci dà. Ne abbiamo 3 cervelli, 1, 2 e 3. E da quel cervello, da quest'organo,
tu puoi creare. C'è una bellissima cosa che ho letto ultimamente, che, proprio sensibilizzata a questo problema attuale, o da questa possibilità attuale che il pianeta sta avendo, sia di quello che sta succedendo nei fratelli australiani, sia quello che sta succedendo a livello politico. È una grande possibilità veramente che noi abbiamo, e quindi prendiamola come grande possibilità per questo pianeta. Nel momento in cui una persona inizia a connettersi nel piccolo spazio e inizia a vedere la Terra e a cambiare l'immagine che ha dentro di sé del pianeta, io direi anche di una persona, di un evento, di una situazione, beh, se lo facciamo in tanti, inizia a cambiare a livello di inconscio collettivo tutto l'immaginario. Ed è questo poi anche la funzione e il potere illimitato della preghiera. Ma la preghiera da dove nasce dopo un po' che la fai? Che cosa va ad aprirti? Che cosa innesca se non il cuore? Il mantra, che sono delle parole molto potenti, hanno una vibrazione, un'energia, perché sono state manifestate, messe a terra, create, scritte, con una emanazione che ancora oggi anche uno scettico che la pronuncia gli produce lo stesso effetto, perché hanno dentro la loro emanazione che continua a riprodursi. Bene, anche quello che cosa fa? Dopo che tu lo ripeti, ti apre lo spazio sacro del cuore, perché la via è quella. Ed ecco perché alchimia del cuore, perché nel piccolo spazio sacro c'è la sede dei nostri registri akashici, perché è la sede della nostra memoria d'anima, perché tu anima sei un registratore di memorie, tu sei un registratore di eterno. Con l'allenamento, con la presenza, con l'ascolto, cambiando anche qualità di ascolto, perché il cervello noi lo sentiamo cigolare, no? In continuo, e allora noi lì siamo molto allenati perché siamo abituati. Ecco, allora io ti chiedo di allenarti e imparare a spostare da quell'ascolto del cigolio all'ascolto del cuore, che ti dico è il silenzio. Lui parla nel silenzio, e la dice: ma io come faccio a capire? Non dice niente, perché vedi, lì ci sono regole, leggi fisiche completamente diverse. Il cuore lavora sull'unità, la mente, il cervello, quello che ciancia, è invece nella dualità, no? Nella separazione, io, te, te, io. Il cuore è nell'unità, vogliamoci tutti bene, stiamo insieme, tu sei il mio fratello, non importa l'identità, la razza, il genere, tu hai il cuore e lo sento battere come me. Nel momento in cui io mi metto ad ascoltare il cuore, ti do un'indicazione, poi ti auguro una bellissima ricerca e allenamento. Il cuore non parla, il cuore produce immagini. Dici, vabbè, ma è la mia mente. Anche. Allenati, fai scorrere, fin quando non senti che è un'immagine che nasce in modo diverso. Ma per far sì che questo avvenga, è chiaro che ti devi prestare, allenare. Ma non solo, il cuore parla anche per emozioni. Lo stato di grazia, lo stato di serenità. Il cuore è la connessione con l'anima, è la sede, è l'aggancio dove c'è l'anima. Dunque, cosa vuol dire? Vuol dire che noi veramente dentro il nostro corpo fisico abbiamo questa sostanza, questa energia che è dentro di noi. E nel momento in cui io vado a parlare con il capo, vado a parlare con la persona di famiglia che non ci parlo da 30 anni, dal cuore, io sto facendo cosa? Io non sto ponendo nel mondo la mia personalità, io sto andando come anima.
L'anima è eterna. E quando io mi connetto con l'anima, allenandomi giorno dopo giorno in ascolto, mi cadono tutte le paure del futuro, le paure del passato, la paura di non avere soldi, la paura di non piacere, la rigidità di non riuscire in un determinato affare, perché quando noi entriamo in contatto con la nostra eternità, non c'è più futuro e non c'è più passato. Siamo solo costantemente in un presente. E quindi esiste soltanto che mi sta facendo proprio male questo sgabello e che quindi mi devo alzare, perché non sono più presente, vado troppo nel dolore alla gamba. E quindi così, come una formica, mollica dopo mollica, cerco di stare nella mia strada, solo qui nel presente, ascoltando realmente ciò che tu mi emani, anche se non parli, e cosa mi muove a me, e cosa mi muove il gruppo a me. Quindi stando soltanto nell'attenzione del qui e ora. E da qui iniziamo a fare tutti i nostri cambiamenti. Quando io ho incontrato la Akasha, la mia vita è cambiata totalmente. Prima di tutto ho sentito un grande amore e ho sentito come un ricordo, ma non sapevo assolutamente niente. Mi ero talmente appassionata di questa cosa, la chiamavo cosa, non so, questo fatto di potersi connettere con gli angeli, gli arcangeli, gli esseri di luce, i maestri, che mi divertiva, quindi l'ho presa come un gioco. E questo mi è stato dato merito perché un giorno mi hanno detto che ero diventata molto seria invece in questa cosa, ero proprio, perché giustamente ero una neofita, ero una bambina, ero appena nata, non sapevo niente, poi ero sola a Roma, non conoscevo nessuno, quindi non mi potevo confrontare. Oggi sono tanti gruppi con cui ti puoi confrontare e puoi anche trovare persone che parlano di questo. Anni fa io veramente non conoscevo nessuno. E a un certo punto mi sono resa conto, una volta mi viene detto: Cristina, è tutto un grande gioco. Sì, tutto un grande gioco. Non è possibile, in realtà. Una cosa seria, o parli con, parli, insomma, cerchi di no ricevere. Ed è bellissimo perché in realtà tutti gli esseri che ci stanno accompagnando in questa vita incarnata in una continua eternità sanno benissimo che la densità, che la materia, che il corpo è una cosa che noi dobbiamo attraversare e ci ammirano molto, ci stimano proprio, perché alcuni si sono incarnati ma tanti altri no. Per cui tutto il piano divino, il piano celeste, sa benissimo ogni anima, ogni essere di luce, che cosa ha bisogno e cosa sta vivendo. E proprio per questo c'è un grandissimo livello di compassione. Ma proprio per questo loro sanno benissimo che è veramente la vita, un momento in cui la cosa che noi dobbiamo imparare, e questo è l'amore incondizionato, è il gioco. Perché giocare significa amare, perché giocare significa imparare. I bambini quando debbono leggere, scrivere, giocano. Poi dopo vengono indottrinati, vengono messi gli ordini, le leggi, ma in realtà il gioco è quello che a noi ci fa progredire. E proprio per questo lavorare con noi stessi in una modalità leggera di gioco, anche laddove io vedo con il mio cervello che cigola il dramma, attivare la propria alchimia dal cuore e attivare il gioco, la leggerezza, che è la prima e più grande forma di educazione, di autoeducazione, cioè di educere, tirare fuori da te, perché noi dobbiamo imparare a tirare fuori da dentro di noi tutto. Il piano
quando ci si connette, quando si parla dei registri akashici, prima dicevo, dunque non è soltanto una questione di parliamo di divinazione. La connessione o il contatto con i propri registri è uno stato di coscienza, ti sposti di coscienza, può essere per un secondo, 2 minuti, 3 ore, un giorno, è molto un giorno, non siamo abituati a stare con una coscienza. Ed è esattamente questo il valore, esattamente questo il grande dono che io ho ricevuto. Io non avevo assolutamente intenzione di andare in giro nel mondo e fare delle letture, eccetera, anche che ero molto impaurita, mi sentivo molto responsabilizzata, insomma, parlare alle persone e passare dei messaggi, lo sentivo un grande peso alla mia testa. Chiaramente sono stata aiutata dalle mie guide, che negli anni, con la ricerca e l'allenamento, io ho imparato, ho iniziato a seguire e a mettere in pratica, semplicemente. E nel momento in cui mettevo in pratica, mi davano proprio delle formule per trasformare i miei stati. Quindi la prima grande guarigione è la connessione con il proprio registro e beneficiare di quello che ti viene dato per trasformare giorno dopo giorno. La prima istruzione che mi è stata data, e ancora non avevo ricevuto l'attivazione e l'iniziazione, ma avevo scelto, ma dovevo ancora incontrare la persona, ed ero talmente che famelica di sapere come funzionava, di sperimentare, che chiusi gli occhi, mi ricordo. E io mi ricordo, ma questo lo posso dire solo adesso, perché all'epoca dicevo, ma figurati la mia testa, no, queste cose qui, ma adesso, oggi so, mi fecero fare un esercizio, e fu una cosa bellissima, io ogni tanto lo faccio rifare ai seminari, se volete lo possiamo fare insieme, che è una cosa proprio bella. E io dicevo, ma sì, ma allora sto cuore, parlavo, ero in camera, mi ero messa a fare una meditazione, allora vediamo se è giusto che io faccia questa cosa dei registri, no? Chiusi gli occhi e sentì una voce, io la percepì come una voce maschile, che mi disse, bene Cristina, adesso è ora di metterti in contatto con il tuo cuore. Chiaramente io ho una visione romantica, una visione sentimentale, cioè voleva dire volere bene a qualcuno, quindi mi stavo ponendo, che ne so, una persona da emanare amore. E mi disse no, alzati in piedi, mi fece mettere in piedi. Bene, adesso abbassa lo sterno e senti il cuore. Queste indicazioni possono arrivare in tanti modi, c'è chi ha la capacità del sonno, nel sogno, c'è chi arriva durante una meditazione, c'è chi arriva in un momento in cui è particolarmente in uno stato di grazia, arriva se fai tanta preghiera, arrivano, perché noi tutti, l'altro giorno mi chiama una persona e mi fa, ma io sono in grado di poi di connettermi, ma signori, ma qui stiamo parlando del piano divino, noi siamo parte del divino, quindi tutti noi possiamo ascoltare, non c'è una... E anche di fede. Di fede, in pratica, però insomma, perché poi dopo insomma anche il cuore va aperto, no? Cioè, va allenato. Va allenato e quindi aperto mano a mano, cioè non è capito che viene tutto subito, no? Quindi è come qualsiasi altra cosa, va allenato e aperto, mano a mano si apre, insomma. Ecco. Allora, noi non ci rendiamo conto, però la bellezza di questo momento storico, di quest'epoca in cui noi ci stiamo manifestando come Cristina, come Paolo, come Marinella, eccetera, eccetera, è che stiamo vivendo un passaggio del nostro pianeta in cui il pianeta si è molto eterizzato, quindi è molto più sottile, quindi ecco perché stanno venendo a galla tutte questi ricordi dei nostri padri, e quindi ecco perché è molto più facile per molte persone avere
viene chiamato così, no? L'intuito, la percezione più allargata, per chi ha quella sensibilità, per chi inizia a poggiare l'occhio, l'attenzione, l'intento e il proprio cuore nell'ascolto di certe pratiche. E quindi automaticamente ritorna su anche quella che è la vostra memoria, perché voi siete eterni, quindi probabilmente state ritornando, no? State ricordando determinate memorie. Quindi accade molto più spesso oggi che nel Novecento, nell'Ottocento, di ascoltare l'altra parte del velo, di mettersi in contatto con quelli che sono i famosi mondi invisibili. Ma noi ci dobbiamo abituare, veramente mettetelo nel vostro cuore questa immagine. Io ce la metto, e oggi ne sono consapevole perché me lo sono scritto prima di arrivare qua. E mi sono resa conto che lo facevo senza che me ne rendevo conto, quindi era uno di quei sottopensieri che non sai. Mettete l'immagine dentro il vostro cuore, che non dico questa generazione, ma insomma la prossima, ritorneremo tutti a fare dei grandi rituali sacri, ritorneremo, si riapriranno i templi in un certo modo come era nell'antichità, perché quella è la scienza. Capiremo e praticheremo, i nostri bambini, i nuovi bimbi che nasceranno, le generazioni future inizieranno a praticare le arti sottili, perché è scienza, non fantascienza. E anche perché nella fantascienza noi possiamo creare solo ciò che possiamo immaginare e quindi ciò che è possibile, perché non possiamo immaginare ciò che è impossibile, per cui tutto ciò che l'uomo sta immaginando e creando è possibile. Oggi ho letto un articolo che parlava di due università americane, uno dell'Ohio, che c'è una hanno scoperto o creato. Però diciamo la scoperta della notizia è stata un materiale che si modifica elettromagneticamente, cambia forma con l'elettromagnetismo. Ma il cuore che cosa fa? Produce un campo che si chiama elettromagnetico. Elettromagnetico attrae la legge di risonanza o di attrazione come ci raccontavano gli nostri amici americani. Il cervello invece produce un campo elettrico, quindi è solo verso l'esterno, mentre il cuore è verso l'interno, l'esterno maschile, interno femminile. Quindi lo spazio del cuore è la via del femminile, la via della ritualità. Quando noi ci connettiamo, quello che abbiamo fatto prima, ma avete sentito, a prescindere dalla percezione che avete avuto voi quando poi siete tornati, avete sentito com'è cambiato lo spazio che era qua? Ci sono persone che sono entrate dopo, no? Hanno sentito come un timore, perché quando uno o due persone si mettono insieme, creano il sacro, chiamato tempio. Questo è diventato a un certo punto un tempio, è un portale che eravamo tutti connessi con i nostri intenti, ognuno con i propri esperienze, con la propria coscienza, ad entrare in una dimensione di che? Di conoscenza. E la conoscenza è magia. Dunque, ognuno di noi, sì, anima, ha la capacità, ha la possibilità di entrare in connessione con i mondi sottili, con i mondi invisibili, con il piano celeste, con il piano divino e con la coscienza universale. Perché tu sei una parte di questa coscienza. E Akasha abbiamo detto che è coscienza. È un piano divino. Serve volontà. Quando si parla di attivazioni e iniziazioni, l'iniziazione una volta era diventare signorina, sposarsi, fare i figli, no? In antiche tradizioni. Erano tutte porte in cui la personalità insieme alla coscienza si sperimentavano. Quando si parla di lavorare e di attivarsi a entrare e sperimentare nella Akasha, sta proprio a significare che il percorso poi
lo devi fare tu, per tuo conto, perché lì hai avuto una attivazione, un'armonizzazione, dipende, perché poi ognuno ha il suo grado, ha la sua esperienza che sta vivendo, che sta praticando, ma da quel momento in poi sta a te imparare a dividere, rettifico, imparare a discernere laddove è la mente e laddove è l'altra mente, che è il cuore. Ci sono domande? Scusa, tra? Non l'ho detto, non ho detto questo. Unione fra fede e scienza. No, non è unione, questo, tu hai parlato di fede e di scienza, perché la fede è scienza. Mi sembra di aver capito, ho capito male, non lo so. Allora, aspetta un attimo che devo ricordare cosa ho detto sulla scienza. La spiritualità. Spiritualità, no? Che è la stessa cosa. La scienza, lo spirito è scienza. Perché lo spirito è nella e forma la materia. La materia è spirito con una forma. Quindi lo studio della materia è lo studio dello spirito. Se tu vedi gli antichi testi dei Veda, e vedrai che sono proprio dei trattati scientifici, cioè dove ti spiega come esattamente trasformare una mucca, faccio un esempio, come eliminare un veleno. Ti dà esattamente le indicazioni come fare. E quella è scienza, perché oggi se io mi debbo preoccupare nella nostra società moderna, no, di come smacchiare, faccio un esempio stupido, una macchia, e so che un determinato prodotto chimico mi smacchia questo, quindi lo faccio, oppure c'è una macchina, una tecnologia che mi fa un lavoro. Allora la scienza ha studiato quella tecnologia per fare quella cosa, la scienza ha studiato quella chimica, quel prodotto farmaceutico per togliere un veleno che può essere una malattia. Okay? Quindi noi diamo questo valore quando vediamo questi esempi dove la scienza viene applicata, e noi siamo abituati a questa scienza, ma la scienza è tutto, e loro lavoravano anche nelle malattie, anche in determinati, in quel caso loro parlano molto, no, di veleni, del loro mondo contadino, del mondo naturale che erano, che vivevano, che lo circondavano, e danno proprio delle vere e proprie ricette, trattati anche scientifici. E questo è sempre stato così, dagli antichi indiani d'America agli sciamanismi di tutto il pianeta. Sono degli scienziati. Infatti molto spesso il capo sacerdote era lo scienziato, era quello, no, che portavi per determinate problematiche anche di salute. Oggi non lo chiamiamo medico, lo chiamiamo scienziato, giusto? Quindi lo spirito è in questo senso che intendevo, scienza e spirito sono la stessa cosa. È un invito a avere quest'altro occhio, un'altra visione. Non, ogni cosa che io dico anche negli incontri e nelle conferenze non è per sostituire, ma è come per darvi un input, uno spunto di vedere anche con quest'altro occhio ciò che ci circonda, ciò che leggerlo, quindi imparare anche a leggere libri, testi antichi, ma anche cose moderne, come oggi ho letto questo articolo di questi scienziati, appunto, che hanno scoperto, come per esempio hanno scoperto che la particella, sembrerebbe nel Gran Sasso, nell'Istituto di Fisica, che la particella e l'antiparticella del famoso Majorana siano la stessa cosa, quindi materia e antimateria, Akasha è materia e antimateria, perché la quintessenza è il vuoto, è il nulla, da tutto si crea e dove non c'è niente, il vuoto. Quindi seguite anche queste piccole, se riuscite, articoli che escono, io lo trovo proprio su, anche su internet.
quindi il web intelligente poi ti dà sempre queste informazioni. E quindi se lo leggi con questa visione, no? Una visione, ecco, di un pensiero resiliente, un pensiero che vede una cosa e in che modo la posso usare, che possibilità ho. Ecco, oggi ho letto questa cosa di questa materia che prende forma, immaginate costruire un palazzo con una forma che tu la condizioni con elettromagnetismo, costruire case, ponti, insomma è una scoperta molto interessante. Ecco, imparare proprio a vedere la vita e tutto ciò che ci circonda con occhi di possibilità, quindi passare dall'ordinarietà a una straordinarietà di visione delle cose. Allora, questa è sicuramente un'attitudine, e ti devi impegnare per farlo, ci vuole la volontà, che è un pilastro della coscienza molto importante. Vi dico un'altra cosa, la preghiera e la meditazione che noi prima per esempio abbiamo fatto, il connettersi a questi spazi di coscienza, queste attivazioni, la grazia, la coscienza, ve li fa fare fluidamente. Se voi avete intenzione di entrare nel cambiamento della visione, dell'ascolto e di mutare la materia, in questo caso mutare parti di voi, i tanti voi che parlano, gli io che parlano, mettendovi in una predisposizione di accoglienza, accettazione e di ascolto, dai piani alti, da questo etere, da questo pianeta che si è sensibilizzato, noi oggi abbiamo grandi possibilità di mutare molto più di quello che noi pensiamo. È molto più semplice, però serve la tua intenzione, serve la tua scelta. Ma se io questa intenzione non ce l'ho, questa voglia non ce l'ho, questa volontà, io non sto facendo veramente una scelta. Essere nati non vuol dire essere vivi. Nel momento in cui impariamo ad addomesticare la nostra personalità, perché io mi ricordo che sono un'anima, perché sono anima, in quel momento io mi sto ricordando, risvegliando e sto vivendo. Allora, decreto, io non lo chiamo decreto, va bene? Però esistono i decreti, che sono cose molto belle. Che cos'altro diceva quindi questa tua informazione che hai ricevuto? E che ci vuole il permesso, quindi non tutti sono accettati, giusto? Perché se c'è una cosa c'è un'altra, ok. E quali sono i parametri? Allora, dovremmo andare a vedere cosa, a fare l'analisi, no, del testo di questa cosa. Nella mia esperienza, il piano non ha giudizio, o meglio, non ha giudizio umano. Per quanto la mia conoscenza, c'è una preghiera sacra che a me piace chiamare anche invocazione, perché l'invocazione, come gli antichi ci hanno insegnato, è potente. Ti invoco, quindi c'è un'invocazione per l'apertura. Il livello in cui tu accederai al tuo registro dipenderà dal tuo grado di evoluzione, di coscienza, di fede, di volontà, dipende da te. Allora, la connessione ai registri, nel momento in cui ti connetti con uno stato di coscienza superiore, una dimensione diversa da quella in cui tu vivi, va a mutare, va a cambiare, va a prendere e a darti una presenza completamente diversa. E immagina come se tu, nel momento in cui ti connetti con il tuo registro,
vivi in uno stato di coscienza più amplificata, perché sei in contatto con uno spazio-tempo non lineare, non di questa dimensione, in un piano divino che nutre a livello di frequenza, vibrazione e quindi di cellule, e quindi è in contatto, in connessione diretta con il cuore, tutto il tuo sistema energetico. Nel momento in cui tu fai le domande, perché si parla di lettura dei tuoi registri, è perché tu hai un'esigenza. Hai un'esigenza di trovare quella domanda per responsabilizzare te stessa, la tua personalità. L'anima necessita di avere un'informazione per quale motivo in questo momento tu non riesci a comprendere, a capire o a essere consapevole, ti sta avvenendo un certo meccanismo, un certo schema, una certa problematica, qualcosa che hai necessità di comprendere da una coscienza più elevata, di riconnetterti a quell'unità che ti dà la possibilità di vedere e di sentire che cos'è che nella tua programma di vita, che nel tuo cammino sta bloccando il fluire della vita. Ho fatto la lettura dei registri, con te e quindi con me? Sì. Ah, scusami. Chiede gentili maestri. Io sì. Sì, chiede, e lei mi ha fatto. Ma chi mai? Quali sono? Chi sono i maestri? Nella grande tradizione metafisica. Puoi andare a leggere i maestri ascesi, che sono molti, abbiamo Saint Germain, Lady Nada, Kutumi, eccetera, eccetera, ce ne sono molti. Alcuni hanno vissuto le vite sulla Terra per aiutare l'umanità, per dare una bella spinta a questa coscienza planetaria, altri no. E poi ci sono non solo, ce ne sono anche altri, e che sono stati anche allievi di questi maestri ascesi. Poi i maestri sono, noi li chiamiamo angeli, arcangeli, cioè io quando dico maestri dico, cioè chiunque appunto è un essere di luce. Per me è stata un'esperienza bellissima, di grande apertura, di grande tranquillità, di un cammino, mi sento. E io 2 giorni dopo, la mattina, non so se è possibile, mi sono sveglia, nel dormiveglia ho sentito 2 mani, 2 dita fortissime sulle spalle, convintissima di avere qualcuno, pensavo che era la mia figlia vicino, che gli dicevo dai, era un dolore forte, come una qualcosa che si sbloccava e che mi diceva che era lì che io dovevo, da cui dovevo lavorare, cominciare. E lì dei una vita che sento che è il mio problema originario, in effetti. Che bello! È stata una cosa bellissima, anche lì per lì mi ha... Bello, sono contenta. Questo, vedi, nel momento in cui noi andiamo e ci dedichiamo, no, a fare questo incontro sacro, in realtà noi siamo proprio aperti, disponibili. Non è un caso che una persona si fa una lettura, non è mai sciatta la cosa, è sempre molto richiesta. È un richiamo di anima. E allora attraverso un lettore, un facilitatore o qualsiasi sia, perché in realtà poi tu puoi fare tutto per conto tuo, puoi fare per tuo modo, ed è bellissimo perché grazie a questo squarcio che tu hai creato anche nelle credenze, anche nell'affidarti, evidentemente le tue guide ti hanno proprio toccata, perché eri in grande richiesta, e quindi ti hanno proprio indicato vai là. Guarda, molte volte quando si fa una lettura può succedere anche un'altra cosa che non è detto, sono casi, perché appunto ognuno porta la sua storia e le sue esperienze. Ci sono stati molti casi di persone che dopo una lettura si sono sciolte delle situazioni, e nel momento in cui arrivano queste informazioni è vero che il lettore, l'operatore ti passa l'informazione cognitiva, senti anche una frequenza vocale diversa, senti la presenza anche se sei a distanza perché non c'è né tempo né spazio, e la persona nel momento in cui ascolta queste risposte riceve anche energia da quel piano, energia nei suoi registri, e
all'interno del suo corpo fisico e non. E quindi avvengono a volte delle alchimie, delle trasmutazioni in cui un blocco che si ha magari da anni si sblocca. E questa sono molto contenta, ma sei tu che l'hai permesso, sei tu che lo permetti. No, sei tu, io sono un ponte, che poi siamo, è quello che siamo tutti, siamo dei messaggeri, siamo il ponte tra la cielo e la terra. Se non ci sono altre domande, io non ci sono altre domande. A posto, grazie.